Sinistra Ecologia e Libertà ha due sentimenti che combattono fra loro per quanto riguarda la vicenda avvenuta l'altro ieri sera all'ISAB Priolo. Siamo innanzitutto contenti che non ci sia stato alcun ferito, ma siamo anche molto dispiaciuti e delusi perché continuano ad ignorare e a far finta di niente per ciò che riguarda l'argomento, l'inizio delle operazioni di bonifica della zona industriale. Abbiamo potuto anche leggere in altri quotidiani che quando succedono degli incidenti simili si fa subito vivo nuovamente il pensiero delle polveri sottili, lo sforamento, l'inquinamento e così via. Ritengo che non debbano essere argomenti che vengano trattati solo ed esclusivamente quando c'è un incidente nella zona industriale, perché gli sforamenti, l'inquinamento, l'aria irrespirabile e i miasmi ci sono tutti i giorni, soprattutto nella zona Siracusa, Melilli, Priolo. Ovviamente Sinistra Ecologia e Libertà chiede nuovamente con forza, così come ha fatto anche con il suo deputato nazionale, proprio in questi momenti, con un comunicato stampa, l'avvio senza se e senza ma delle operazioni di bonifica nell'area industriale di Priolo. Sono al corrente che il prefetto ha convocato per giorno 5 marzo un comitato, una riunione proprio per discutere di queste emergenze. Beh, si è perso fin troppo tempo. Sinistra Ecologia e Libertà è anche impegnata e lo farà presente appunto in questo tavolo tecnico a cui stiamo lavorando in vista delle elezioni europee. È un appuntamento che vede coinvolto molti i partiti di sinistra che abbracciano il progetto Tsipras, l'altra Europa, che sono il Partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione, noi, movimenti, associazioni, ma soprattutto cittadini e cittadine che si sentono appunto coinvolti e rappresentati da Tsipras. E proprio lì il programma di Tsipras punta anche sulla riqualificazione e l'innovazione appunto sotto il punto di vista ambientale. Faremo lì presente il problema di Priolo, non ci stancheremo mai di dirlo, continueremo nella nostra, io la chiamo lotta perché è una lotta quando tu chiedi di avviare operazioni di bonifica alla luce di ciò che succede anche sotto il punto di vista delle malattie e quant'altro e nessuno ti ascolta, nessuno chi di dovere, intendo. Siracusa 2000, musica 70, 80 e notizie 24 ore su 24.